un testo normativo che disciplina le botteghe scuola dell'artigianato artistico come formazione continua e fucina di nuovi talenti. Un obiettivo raggiunto, lo dichiara il consigliere regionale Fabrizio Montepara. La legge approvata lo scorso 17 ottobre reca disposizioni per la valorizzazione dell'artigianato artistico attraverso la promozione di iniziative di formazione per l'apprendimento dell'arte o del mestiere. È una legge che nasce dal basso perché dall'esigenza degli artigiani e di far sì che la propria arte potesse continuare nelle nuove generazioni. E quindi è stata voluta da loro e io penso che ecco, la politica in questo caso è stata brava perché ha recepito il messaggio e siamo riusciti a fare questa legge che prevede la creazione di queste botteghe scuola, per cui la Giunta poi procederà a redigere tutti i dati, tutto il bando per potersi iscrivere a questo elenco per far sì che i giovani possano formarsi e dopodiché ecco, i maestri che vorranno aderire a questo progetto si dovranno fare la domanda e accogliere ecco, i ragazzi che avranno la passione e la voglia di imparare un mestiere, ma anche imparare un modo di vita e di dare valorizzazione a quel legno, alla terra, ecco, all'oro, al ferro, tutte quelle, que, queste, diciamo, questi materiali che sicuramente ecco, i maestri ci sanno fare. Il testo, che si compone di 9 articoli, stabilisce che le imprese del settore dell'artigianato artistico possono svolgere attività di formazione anche in collaborazione con gli enti di formazione accreditati. A tale scopo, la Regione Abruzzo riconosce la concessione di contributi regionali per lo svolgimento dei corsi. Come prima attuazione è previsto uno stanziamento di 300.000 euro. E oggi purtroppo le scuole aiutano le teste ma non aiutano le mani e quindi c'era bisogno di questa legge e sicuramente per tutelare le tradizioni, la storia, la cultura, l'artigianato serviva. Quindi grazie veramente di cuore, è un primo passo importante per la tutela di questo patrimonio immenso che in regione abbiamo.